Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di mercoledì 31 agosto 2022. Questo è un commento del 2018. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Come si può entrare in una casa e rimanere indifferenti alla sofferenza che vi è dentro? Come ci si può sedere a tavola di una famiglia e ignorare che nella stanza accanto c'è a letto una persona che soffre? Eppure molte volte il nostro modo di essere chiesa è davvero molto miope. Ci prendiamo sempre la parte migliore e vincente della società, dimenticando che la nostra priorità devono averle i sofferenti. A tutti piace un gruppo giovani, ma a pochi piace perdere tempo nelle case degli anziani. A tutti piacciono le famiglie felici, ma pochi si domandano cosa si potrebbe fare per tutte le ferite familiari che si consumano nel silenzio. A tutti piacciono i bambini vivaci che ti rallegrano nella giornata, ma pochi sono disposti a prendersi a cuore bambini con disturbi o gravi forme di handicap. Eppure devo testimoniare che molte volte scherzando con qualche prete ci diciamo: possibile che tutti i casi più disperati vengano in parrocchia da noi? Ebbene sì, vengono da noi perché Gesù ci ha insegnato che c'è sempre posto per la suocera di Pietro, nel nostro stare insieme come Chiesa. Dobbiamo, come Gesù, chinarci ed essere Chiesa così. La guarigione non consiste per forza o prioritariamente nel togliere un problema, ma nel farlo smettere di essere una prigione. C'è un servizio che può scaturire anche dalla sofferenza, un apostolato che può essere fatto solo da chi soffre, da chi si trova su una cattedra scomoda che è quella della croce. È un rimettersi in piedi che coincide con una ripresa di libertà che nella solitudine a volte si perde. La vicinanza di Gesù guarisce, libera quella donna. Non dovremmo essere anche noi così? Non dovremmo anche noi chinarci, prendere per mano, accompagnare chiunque si sente prigioniero di quella febbre che è l'infelicità?